Alessandro, figlio mio, cerca di riflettere molto bene. Anche se ti sei sempre comportato da persona seria e matura, però, non so, penso che puoi sempre commettere degli errori, allora. Sei sicuro di quello che ti sta capitando? Dimmi la verità, non sarà un'infatuazione? Una sbandata momentanea? Non lo so, mamma. Se lo sapessi non starei qui a parlarne con te. Non capisco che mi sta succedendo, eh. È che sento dentro di me delle sensazioni che non ho mai provato prima. Sensazioni? Che tipo di sensazioni? Non fare l'ingenua. Sensazioni, sensazioni, sensazioni emotive. Alessandro. Come posso spiegarti? Ecco, mi basta vederla per sentirmi felice. Vicino a lei io cambio umore, sto bene. Mi piace sempre, sì, mi piace anche quando si arrabbia con me. A volte mi diverto a stuzzicarla per vedere quali sono le sue reazioni. È molto, molto spontanea. Senza falsi atteggiamenti, è sempre pronta a ribellarsi a tutto e a tutti. E poi è bella, tanto bella. Penso che tutto questo potrebbe essere una, che so, semplicemente un'attrazione fisica di un uomo per una donna giovane e diversa da tutte le altre che hai conosciuto. Ma sicuramente tu hai ragione, mamma. C'è molta attrazione fisica, certo, non lo nego. Però un'attrazione forte è qualcosa di epidermico. Per esempio, la guardo e vorrei toccarla. Ma senza malizia, davvero, credimi. Sento che è diversa. Sì, molto diversa dalle altre che ho conosciuto. E questa differenza è importante per me. È importante. Sento che il suo modo di comportarsi, di essere, è quello che ho sempre cercato in una donna. Ed è quello che più mi affascina di lei. Io devo dire che tu di Rosalia non hai mai parlato così. E vuoi sapere una cosa? Questa attrazione è molto, molto importante sentirla per la persona con la quale uno si sposa. Sì, hai ragione. Sai, mamma, io penso che quei 2 anni che ho vissuto fuori mi abbiano cambiato molto. Mi hanno distaccato da Rosalia e mi hanno maturato. E invece lei è come prima. Ah, ma non voglio giudicarla. Non ti preoccupare, ti prometto che le parlerò presto. Te lo prometto. Grazie. E allora, cos'è successo? Quando mi hai chiamata eri così alterata. Stella, tu sei l'unica amica di cui veramente mi posso fidare, lo sai. Ma che problema hai? Quello di sempre, quello di sempre. Consuelo, lo sai benissimo che non c'è soluzione. Io non capisco perché tu continui a mortificarti. Senti, per favore, non parlare come Isaia. Guarda che oggi mi sento molto nervosa, non irritarmi. Hai litigato di nuovo con Isaia? Ogni volta che hai un problema con lui diventi intrattabile. No, Stella, credi che io pensi a mia figlia solo quando litigo con Isaia? Credi questo? Certo, sarebbe più giusto che ne parlassi con lui, visto che è il mio compagno. No, non posso. Lui non mi sta neanche a sentire. Perché io credo che anche lui sia convinto che non c'è niente da fare. Oh, avanti, tu mi conosci bene. Ti assicuro che non mi sbaglio con Isaia. So che lui è così indifferente. Forse mi vuole bene, a modo suo. Però non mi capisce. Se ne frega dei miei sentimenti. Mi dice di scuotermi, di dimenticare. Ascolta, Consuelo, non si può passare tutta la vita a rimuginare e a farsi distruggere dai sensi di colpa, soprattutto quando non c'è soluzione. E se invece ci fosse? Senti, Stella, l'altro giorno ho pensato molto a quello che mi hai detto, di fare delle indagini. Sì, va bene, ma in quel momento io te l'ho detto così solo per tranquillizzarti. Ah, però io ci ho pensato seriamente. Va bene, sarà una pazzia, d'accordo. Forse non riuscirò a risolvere niente, niente. Può darsi che peggiori la situazione, ma perlomeno saprei finalmente cos'è stato di lei. E come farai a saperlo? Sono passati 23 anni, Consuelo. È questo il problema. Non ho alcun indizio. L'unica cosa è. Qual è? Dimmi.
Ricordo che quando ero incinta ho conosciuto una signora che abitava là e era molto gentile con me. Mi salutava sempre affettuosamente, mi domandava se avevo bisogno di qualcosa. E insomma, era gentile. E come si chiamava questa signora? Non mi ricordo, non mi ricordo. Ho cercato di farmelo venire in mente, ma non mi ricordo. Può darsi che se tornassi lì, se chiedessi di lei... Senza sapere il nome? Accidenti, ma come si chiamava? Era una persona così gentile, così garbata, ma come si chiamava? Senti, Consuelo, io mi faccio un caffè, tu lo vuoi? Carmen, Carmen, si chiamava Carmen. Ah sì, ascolta, ora mi ricordo, ne sono sicura, Carmen, Carmen. Senti, come lo vuoi, con il latte o senza? Carmen Rosa Barrios. Si chiamava Carmen Rosa Barrios. Oh, Stella, ti rendi conto? Quella è l'unica, la sola persona che può dirmi che ne è stato di mia figlia, l'unica persona. Oh, Stella, ti prego, aiutami. Non è mica finita qui, sapete dove è andato? Da Riccardo. Hai sentito? Ha raccontato un sacco di balle, che aveva avuto un incidente, che aveva perso il lavoro. È incredibile. Figuratevi voi se quella volpe di Riccardo ci cascava. Ah, è arrivata mia sorella. Ragazza, ciao, domani. Ciao, ci vediamo. Ciao, Lidia. Ciao, Diego. Vai a scuola? Sì, sono in ritardo. Io ho un diavolo per capelli. Sai che è successo con Rosa? No, che è successo? Stavo a casa quando è arrivato quello strozzino di Isaia. Non mi va come la tratta e ho cominciato a insultarlo. Per favore, Diego, non devi immischiarti. Quello che succede tra lui e Rosa non è affar tuo. Ah, non è affar mio. E invece mi riguarda e come? Quello se ne approfitta e qualcuno deve pur difenderla. Che è successo? Beh, gli ho detto tutto quello che pensavo di lui. E ho perso la pazienza quando mi ha chiesto perché mi trovavo in casa di Rosa e che diritto avevo di stare lì. A me, capisci? Che ho molto più diritto di lui. Che cosa significa che hai perso la pazienza? Non sono mica un santo. Alla fine non ce l'ho più fatta e l'ho appiccicato al muro. E questo sarebbe niente. La cosa peggiore è che Rosa mi ha cacciato via di casa. Com'è possibile che lei si metta a difendere quel verme? Ma perché non te ne rendi conto? Mi raccomando, non metterti nei guai, Diego. Guarda che quel tipo è molto pericoloso. Dammi retta, per favore. No. Tu non ti devi impicciare. Rosa sa quello che fa, capisci? Sì. Stai molto attento. Stai molto attento. Chi deve stare attenta è Rosa. Se si mette con quello là, andrà a finire molto male, capisci? Ti assicuro che farà una brutta fine. È la ragazza di cui mi hai parlato? Sì, è proprio lei, Consuelo. Che te ne pare? Beh, prima di decidere credo che dovrò parlare con lei riguardo al lavoro, no? Certo, sono qui per questo. D'accordo. Io mi chiamo Consuelo Sanchez. Il tuo nome qual è? Isaia non gliel'ha detto. Mi chiamo Rosa. Bene, questi sono i compiti per domani. Dunque, prima di finire, vorrei ricordarvi che fra una settimana avrete il primo esame trimestrale. Scusi, professore, l'esame è su tutto quello che abbiamo studiato finora. Inclusa la lezione di oggi, intesi? No, ah, bene. Bene, ora potete andare. Va bene. Buonanotte. Buonasera, professore. Buonasera, professore, domani. Vuole una mela, professore? Grazie. Prego, professore. Buonanotte. Ciao, professore. Arrivederci. Ciao. Buonanotte. Lidia, un momento. Sì. Buonasera. Buonasera. Buonanotte. Professore. Buonasera, professore, ci vediamo domani. Venga, questo è di nostra produzione. Buono, genuino. Buonasera. Buonasera. Lidia. Mi dica. Lei sa perché Rosa non è venuta? Sua madre sta di nuovo male. No, no. Credo sia andata a prendere dei soldi che dovevano prestarle per pagare la clinica. Ma non doveva darglieli suo padre? Suo padre? Rosa non ha padre. Senti, la cosa è molto semplice. Sto organizzando una sfilata di moda. Io vendo vestiti. Questa sfilata la farò in società con la boutique di un'amica mia. Ah, e allora? Beh, dovremo fare diverse prove. La maggior parte delle ragazze non sono indossatrici. Capisco. Sì, tutto questo va bene, signora, però non abbiamo ancora parlato di quello che mi interessa, i soldi. Ah! Non essere impaziente, Rosa. No, 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 ascolta, Isaia. Parliamoci chiaro. Se accetto di fare questo lavoro è soltanto per i soldi. Vede, signora, in questo momento ho un grave problema economico. È per questo che ci tengo a parlare chiaramente. Ah, capisco. Non ti preoccupare. Vedi, non sarà molto perché tu non sei una modella. Sono sicura che dopo questa sfilata ce ne saranno altre, allora potrai guadagnare di più. Inizialmente
comprese le prove, ti pagherò 2500 bolivar. So che non è molto, però... Ah, sì, signora, accetto. Però ho una condizione, se non le dispiace. Non voglio indossare costumi da bagno, né pantaloncini, né tanga, né... Solamente vestiti e pantaloni. E un'altra cosa, la sera vado a scuola e non vorrei interrompere i miei studi per questo. Non ti preoccupare, tutte le prove saranno di giorno. Ah, però... Io ora lavoro anche in un ristorante. E visto che con lei non guadagno abbastanza, non penso che potrò lasciarlo. Caspita, mi stai creando un sacco di problemi. Sì, veramente, Rosa. No. Sto soltanto parlando chiaramente, perché non voglio che poi sorgano malintesi tra di noi. Per questo sono molto franca. Bene, guarda, a questo punto forse è meglio lasciar perdere. Non è possibile. Ah, per me? Come? Calma, aspettate un momento. Riflettici un po', Rosa. Pensa anche alle possibilità che questa sfilata ti potrebbe dare in futuro. Ah, sì, perché siamo a Hollywood, vero? Dove una fa una sfilata e viene subito scoperta da un produttore miliardario, no? Signora, la ringrazio molto dell'offerta, però non è il caso. No, aspetta un momento. Forse possiamo trovare un modo per accordarci. Vediamo se riusciamo a combinare con i tuoi orari. Va bene, sì, io credo che sarà possibile. Così evitiamo malintesi. Dammi il tuo telefono, così ti avverto. Bene. Come hai detto che ti chiami? Rosa. Sì, Rosa, ma come? Rosa Barrios. Carmen Rosa Barrios. Si chiamava così quella donna. Carmen Rosa Barrios. È l'unica persona che può dirmi cosa ne è stato di mia figlia. Beh, scriva. Le do il numero del ristorante dove lavoro, mi può chiamare lì. Scusa, come hai detto che ti chiami? Rosa, signora. Rosa Barrios. Ma che le succede? Non sta bene? Niente. Dimmi, quanti anni hai? Ah, io ho 23 anni, perché? 23 anni? Sì. Ma che ti succede, Consuelo? Sei diventata pallida, che cos'hai? È che... Scusatemi, non so, mi è venuto come un malore. È già passato, deve essere stato un abbassamento di pressione. Adesso sto meglio. Bene, signora, io devo andarmene. Scriva il numero dove può rintracciare. Sì. È il ristorante Palermo. 814082. La padrona si chiama Giovanna. Basta che chieda di me e loro mi chiamano, d'accordo? Sì, sì, Rosa, d'accordo. Rosa, ti do un passaggio? Ah, no, ti ringrazio, Isaia. Io prendo l'autobus, non ti devi disturbare. Oh, ma per me non è un disturbo, ti accompagno volentieri. Ah, ma non insistere, ti ho detto di no. Io preferisco andare da sola fino alla clinica, davvero. Ma non hai paura di andare in giro a quest'ora? Ah, Isaia, ci sono pochissime cose che mi fanno paura, lo sai. Arrivederla, signora, è stato un vero piacere conoscerla. A presto. Arrivederci, Rosa. Ciao. Allora, che ne pensi di questa ragazza? Come? Che c'è? Che ti succede, Consuelo? Sei pallida come una morta, non stai bene, forse? No. Ti senti male? No. E allora, cosa ti è preso? Ti comporti in modo così strano che io proprio non capisco. Isaia, sai come si chiama la madre di quella ragazza? Sì, certo che lo so, perché? Dimmelo, per favore, ho bisogno di sapere subito come si chiama. Dimmelo, ti prego. Come ha detto? Che Rosa non ha il padre. Purtroppo, altrimenti non avrebbe avuto tutti quei problemi. Mi ha detto... Vabbè, è strano, io ero sicuro che ce l'avesse. No, assolutamente. Se n'è andato quando sua madre era ancora incinta. Beh, almeno per quello che ne so io. Lei di questo non vuole mai parlarne. Perché si meraviglia tanto, professore? È talmente frequente in Venezuela che un padre abbandoni il figlio prima ancora che sia nato. È la vita, professore. Sì, certo, non c'è niente da meravigliarsi. Bene, ora devo andare a casa. A domani, buonanotte. Arrivederci, Lidia, grazie. Perché Rosa mi ha mentito? Per quale motivo? Non riesco proprio a capirlo. Devo parlarne con lei. Senti, se tu sai come si chiama la madre di quella ragazza, devi dirmelo. D'accordo, cara, ma che ti prende?
Che razza di interrogatorio è questo? È importante, Isaia, devi dirmelo. Ti prego. Calma, aspetta un momento. Non sarà che per dargli un lavoro tu vorrai sapere tutto della sua vita privata, la sua famiglia e così via. Ma no, no, non ti preoccupare, non è affatto per questo. E allora? Non riesco proprio a capire per quale motivo ti interessa tanto sapere come si chiama sua madre. Isaia, ti ricordi, una volta ti ho raccontato che quando abbandonai mia figlia, nella fattoria accanto viveva una donna sola. Oh, santo cielo, dove vuoi arrivare, Curaçao? Oggi mi sono ricordata come si chiamava. Si chiamava Carmen Rosa Barrios. È lo stesso cognome di Rosa. Ha la stessa età che avrebbe mia figlia, 23 anni, capisci ora? E tu stai pensando che... Sì, perché no? Perché non potrebbe essere mia figlia. Oh, poveri noi, tu stai proprio dando i numeri, davvero. Ma sei impazzita. Questa è l'ultima. Che diavolo ti salta in quella testa bacata? Adesso Rosa è tua figlia. Roba da pazzi. Stai delirando, Curaçao. Stammi bene a sentire. La madre di Rosa si chiama Isabel Cristina Perdomo de Barrios. Io la conosco. Non mi stai mentendo. E perché dovrei mentirti? Ti sto dicendo la verità, mia cara. Senti, io credo che tu sia ossessionata dal ricordo di tua figlia. Non puoi andare avanti così pensando che ogni ragazza di 23 anni sia tua figlia. Non è possibile. Quando ho sentito quel cognome, io... Senti, hai mai letto la guida telefonica per avere un'idea di quanti Barrios ci siano? Eh? Sì, questo è vero. È vero, hai ragione. Non so come mi sia venuto in mente. Forse sono ossessionata come dici tu. Sì, certo che è così. E se continui a pensarci finirai per diventare completamente pazza. Sì, hai ragione. Che stupido. Senti, amore mio. Dimentica questa storia, eh? Dimenticala per sempre. Altrimenti in questo modo ti rovini l'esistenza. Avanti. Immagina che farebbe Rosa se lo venisse a sapere, eh? Che penserebbe? Che tu sei pazza? Ormai è diventato un chiodo fisso. Tu ci scherzi. Lo so che non ti importa dei miei sentimenti. No, no, questo non è vero, amore. L'unica cosa che desidero è aiutarti. Perché non mi piace vederti soffrire. Su, vieni qui. È la verità? Sì. Ti importa sul serio di quello, sì, che io sento, di quello che penso? Perché non dovrebbe importarmi, eh? Io ti voglio bene, Curaçao. Convinciti di questo, cara. Io ti amo. Troppe coincidenze. Sarà la stessa. È molto probabile. Sua madre si chiama Carmen Rosa. Deve essere proprio lei. Comunque lo scoprirò. Su, coraggio. Ah, come ti senti, mamma? Ah, mio Dio. Ah. Mi sento come se mi fosse passato sopra un treno, amore mio. Oh, poverina. Oh, mio Dio, è terribile, non ce la faccio più. Ma che cos'è che ti fa male? Non lo so, non è che mi fa male in un punto preciso, però devo stare immobile, altrimenti ogni piccolo movimento sento un dolore terribile. Per favore, sì, tirami un po' ora su. Ora ti tiro un po' su. Ah, forse perché mi fanno male le gambe. Va bene, è troppo alto. No, 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 tiralo su ancora. Sì, ma un se po'. Ti fa male, cerca di non muoverti. Va bene, certo, ma non posso mica rimanere completamente immobile. Lo so, basta che non ti muovi. Tu parli bene, mia cara. Ai, ai, però non è mica facile. Mamma, sai, lo so che è difficile. Ai, 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 ai. Ah. Sta ferma. Lo so, ma non ci riesco. Non sono mica imbalsamata. Tiralo su, da no, brava. Abbi su. Pazienza, mamma. Vedrai che piano piano passerà tutto. Non sollevarmi troppo, amore mio. Un altro po' e diventi come un sandwich. Sì, appunto. No, no, amore, così sto scomoda. Abbassalo, sì, abbassalo. Sì, lo abbasso. Vuoi che ti metto il cuscino sotto le gambe? No, grazie. No, così d'accordo. Sto bene, grazie. Ah, un'altra cosa che mi preoccupa è che dovremo pagare questa piantala. Clinica. Come faremo? Non preoccuparti di questo, mamma. Devi stare solo tranquilla. L'importante è che stai bene. Sì, certo, ma ci vorranno molti soldi. E dove andremo a trovarli, amore mio? Non sarà facile. Ci penserò io, sì, mamma. Sì, come no. Ho accettato il lavoro di modella, sai? Sì. Così guadagnerò più soldi. Vedrai che si risolverà tutto. Non ti preoccupare. Pensa solo a guarire. Ah, figliola, quanto devi lavorare. Sapessi quanto mi dispiace. Sì? Avanti. Chi sarà? Permesso? Salve. Ciao, professore. Ciao. Lei come si sente? Devo salutarla, non mi lasciano entrare. Ah, certo. Aspettami un attimo nel corridoio. Io arrivo subito, va bene? Auguri, eh? Grazie, professore. Sei contenta? Mangia questa roba, altrimenti te la faccio ingoiare a suon di sberle. Perché mi vedi così, credi che non ne sia capace? Mi devi obbedire e portare rispetto, intesi? Cosa sono queste urla? Si sentono dalle scale? Oh, certo, perché a te importa solo che i vicini sentano, vero?
Ma che è successo? Che è successo? Guardalo, non vuole mangiare niente. Solo le porcherie che compra per strada. Via, non ti arrabbiare. È che tu non hai molta pazienza con lui. Ah no? Ora vuoi anche dirmi che non so educare mio figlio? Vuoi sapere una cosa? Tutto questo succede per colpa di quella maledetta scuola serale. Che cosa c'entra la scuola serale adesso? Tu dovresti stare qui a occuparti della nostra casa e non andare in giro a bighellonare. Oh, ascolta, Asdrubale, io voglio migliorare. Non intendo restare ignorante per tutta la vita. In futuro questo sarà un bene per tutti. Oh, questa sì che calmati. È bella. No, non mi calmo ascoltami. Per niente. Ascoltami. E lo sai che ti dico? Che da domani tu starai qui a occuparti della casa, di tuo marito e di tuo figlio. Ma che vuoi dire? Questo l'ho sempre fatto. Non capisco dove vuoi arrivare. Che non torni più in quel cavolo di scuola. Hai finito.